Saranno 4 giorni di festa per la comunità parrocchiale guidata da padre Alessandro Rovello. Dal 26 maggio, infatti, comincia la festa di San Domenico, che culminerà domenica 29 maggio, subito dopo la messa delle 18:30, con la processione del simulacro del santo, a cui è intitolata la storica chiesa presente nel quartiere arabo, e che attraverserà la via Angeli, via Medaglie d'Oro, via Paolo Emiliani Giudici, via Roma, via Pietra Persia, largo Fate Bene Fratelli, per poi far ritorno in piazza San Domenico. Primo giorno abbiamo invitato gli sposi per rinnovare il loro patto, la loro alleanza matrimoniale. Il secondo giorno le persone più anziane che insieme alla compagnia del rosario, ecco, si affida al Signore e ci sarà anche l'amministrazione del sacramento dell'unzione per gli infermi. E il terzo giorno del triduo abbiamo invitato chi è stato battezzato nella nostra parrocchia. Anche le tantissime, tantissime persone che magari si sono battezzate qui e poi si sono trasferite in altre zone della città. E ordinariamente, ecco, la festa della titolare, ecco, San Domenico, è l'8 agosto, ma noi lo ricordiamo anche a maggio perché c'è stata la traslazione delle ossa. C'è un'altra festa domenicana importante, questa di maggio abbiamo sempre dato un grande valore spirituale, mentre, ecco, l'8 di agosto è sempre stato caratterizzato anche da momenti di festa e di fraternità. Torna quindi anche la processione, un momento tanto atteso dai fedeli e che non era stata effettuata negli ultimi anni per le restrizioni dovute alla pandemia. È un segno di una santità verso cui siamo tutti chiamati, di un cammino che possiamo e dobbiamo fare insieme con alcuni uomini che hanno accolto il messaggio di Dio e ce lo testimoniano anche nel nostro tempo.